La propagazione degli errori è un metodo matematico, a volte anche complicato, per calcolare l'incertezza o l'errore assoluto, che è la stessa cosa nelle misure indirette, conoscendo le incertezze o gli errori assoluti delle misure dirette. Ricordiamo che le misure indirette, come la densità o l'area, sono quelle misure che si ottengono attraverso una formula matematica. Per esempio, la densità è una divisione tra altre due grandezze. Tra due misure, la massa e il volume dell'oggetto, oppure l'area, in questo caso di un rettangolo, si ottiene attraverso una formula matematica che è il prodotto della base per l'altezza. Si chiamano anche grandezze derivate, perché si ottengono da altre grandezze come la massa, il volume oppure i lati, attraverso particolari operazioni matematiche come divisioni, moltiplicazioni, somme, sottrazioni o operazioni anche più complesse. In altre parole, non c'è uno strumento che ci dà direttamente la misura della densità di un oggetto, come non c'è uno strumento che ci dà direttamente la misura dell'area di un tavolo. Quindi densità e area non sono grandezze dirette, non sono misure dirette, ma sono misure indirette o derivate da altre misure. Vediamo subito l'esempio della densità. Immaginiamo di avere un oggetto, per esempio un parallelepipedo di ferro, di cui conosciamo la massa perché per esempio l'abbiamo pesato su una bilancia e conosciamo il volume perché per esempio l'abbiamo calcolato attraverso la misura degli spigoli oppure l'abbiamo immerso nell'acqua. Comunque conosciamo la massa e il volume. Vogliamo misurare la sua densità. È molto facile, sembra apparentemente facile perché basta dividere la massa 180 grammi diviso il volume 22,5 cm3. E il risultato sono 8 grammi al centimetro cubo e quindi sembra che abbiamo finito. Invece no, perché c'è da calcolare l'incertezza su questi 8 grammi al centimetro cubo. E dobbiamo trovare il modo per calcolare questa incertezza conoscendo l'incertezza della massa, 1 grammo di errore, e l'incertezza sul volume, 0,5 cm3. Questa è la propagazione degli errori, cioè combinare. Vedremo poi meglio come l'incertezza, per esempio sulla massa, 1 grammo, e l'incertezza sul volume, e ricavare attraverso questi certi calcoli matematici qual è l'incertezza sulla densità che poi andremo a scrivere qua. Una cosa simile vale nel caso dell'area di un tavolo. Immaginiamo le misure dei lati 80,2 più o meno 0,1 cm, questo è l'altro lato. E 0,1 cm, cioè 1 mm, sono le incertezze con cui abbiamo misurato i due lati, usando per esempio un metro a nastro di sensibilità 1 mm, appunto. È facile calcolare l'area, basta moltiplicare i due lati e troviamo 5.253 cm2. Ma qual è l'incertezza dell'area? Con la propagazione degli errori vedremo come combinare le incertezze sui due lati, 1 mm, 1 mm, per trovare l'incertezza dell'area. Un altro esempio che vedremo meglio dopo è misurare il volume di un oggetto per immersione nell'acqua o in un altro liquido. Dobbiamo misurare prima il livello raggiunto dall'acqua nel cilindro graduato, se prima di immergere l'oggetto, e lo chiamiamo V, questo volume. Poi immergiamo l'oggetto, il livello si alza fino a V' e la differenza V' meno V rappresenta il volume dell'oggetto. Anche qui il problema è calcolare l'incertezza su questo volume. E il volume dell'oggetto non è una misura diretta, il volume ottenuto per immersione, perché come si vede è una formula matematica, in questo caso è una sottrazione. Quindi noi dobbiamo conoscere l'incertezza sul volume finale, l'incertezza sul volume iniziale e poi con la propagazione degli errori calcolare l'incertezza della loro sottrazione. Come ultimo caso vediamo la propagazione degli errori quando uno misura la lunghezza, per esempio, di un tavolo e ha a disposizione un righello più corto del tavolo. Immaginiamo un righello da 20 cm di portata, o fondoscala o anche campo di misura si chiama, no? Lo sappiamo. E però il tavolo è più lungo. Allora dobbiamo eseguire delle misure con riporto, come lo chiamo io. Per esempio, un righello, un altro, lo stesso righello riportato, quindi 20 più 20 cm, più un pezzetto di righello che corrisponde a 15,5 cm. Ora, nella prima misura, primo righello, commettiamo un errore, per esempio, di 1 mm, se è un righello millimetrato. Lo stesso quando facciamo il secondo riporto, commettiamo
commettiamo un errore di un altro millimetro e un errore di un altro millimetro ancora, che io qui ho chiamato delta L1, delta L2, delta L3. Sono le tre incertezze di misura ogni volta che faccio il riporto. Come si combinano queste tre incertezze di misura, un millimetro di errore qui, un millimetro, a darmi l'incertezza sulla misura finale, che è la somma delle tre misure? Quindi la misura finale è 20, 40, 55,5 cm, ma qual è l'incertezza? Vedremo che l'incertezza finale non sarà un millimetro, sarà di più. In conclusione abbiamo portato quattro esempi di grandezze derivate o di misure indirette. L'ultimo è un esempio di misura che si ottiene attraverso la somma di altre misure, L1 più L2 più L3. Abbiamo sommato tre misure di lunghezza, L1 più L2 più L3. E il penultimo esempio era invece una misura indiretta ottenuta per sottrazione, il volume finale raggiunto dall'acqua V' meno il volume iniziale. Il secondo esempio, invece, quello dell'area, rappresentava una misura indiretta ottenuta per moltiplicazione A per B. E il primo esempio, quello della densità, era un esempio di misura indiretta ottenuta per divisione, massa diviso volume. Quindi questi quattro esempi coprono un po' tutti e quattro i casi che faremo, quindi la moltiplicazione, la divisione, la somma e la sottrazione di grandezze fisiche.